un'iniziativa che ci è stata proposta proprio da Caritas e abbiamo pensato fino a quel tempo di capire qual era il valore aggiunto dell'Emporio per la nostra città, quindi un aiuto autentico a quelle famiglie che sono temporaneamente in difficoltà, dei quali probabilmente, ma non lo sappiamo, abbiamo anche tanti nostri studenti che usufruiscono dell'Emporio attraverso le loro famiglie. Partecipiamo due volte all'anno, da sempre, e con i nostri volontari e anche con persone della parrocchia, persone appunto che vogliono partecipare e spesso, come in questa occasione, ragazzi delle scuole. Sono insieme ai miei compagni, è un'iniziativa della scuola e quando me l'hanno proposta ho accettato, perché comunque è una bella cosa, aiutare chi ha bisogno. Mi piacerebbe essere presente anche in altre perché è un modo per fare volontariato e sentirsi un cittadino attivo e anche avvicinarsi ai cittadini che stanno in difficoltà e far capire ai nostri concittadini che c'è un modo per aiutarli. Non si tratta solo di dare un pacco con la pasta oppure altri alimenti, ma si tratta anche di restituire la dignità alla persona che può entrare in un negozio, in un supermercato, dove può scegliere i prodotti di cui ha più bisogno. È un grande passo perché se viene imparato da giovani, poi anche da adulti verrà ricordato. Oggi raccogliamo ad esempio pasta, pane, riso, tutto ciò che diciamo sono i beni di prima necessità, ma anche saponi o cose per bambini, per chi ad esempio non ha le possibilità economiche per comprarli. Ma mi piace di più ricordare la storia di una famiglia che ha avuto occasione, grazie al sostegno dell'Emporio e al risparmio che ha implicato, di far completare gli studi alla figlia e, interrompendo poi la frequentazione dell'Emporio, di ricevere come staff una commovente lettera di ringraziamento in cui la signora si congedava da noi con gioia e con riconoscenza. È importante che esista un supermercato che aiuti le persone che ne hanno bisogno, appunto per far capire e far aprire gli occhi alle altre persone che ci sono delle difficoltà al mondo e che non tutti sono fortunati come gli altri. Sono contenti i ragazzi di partecipare alle raccolte perché tornano più arricchiti di quando, diciamo, sono partiti per questa avventura. E questo li aiuta non solo ad orientarsi come persone nel mondo, ma proprio a orientarsi anche come cittadini attivi in un ambito che è quello del terzo settore, del volontariato.